Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e da tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi, venerdì 26 ottobre, la Chiesa Cattolica ricorda la memoria di San Pompilio Maria Pirrotti, padre Scolopio. Ieri mattina in regione a Pescara il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha confermato in una conferenza stampa quanto già circolava nell'aria riguardo la sua candidatura a sindaco della città di Pescara nelle prossime elezioni 2024. Ascoltiamo le sue parole. Io mi indigno ancora, le ultime inchieste giudiziarie che hanno investito Regione Abruzzo parlano di indagati eccellenti tra i politici sia del centro-destra che del PD, e quindi io sono straconvinto di aver fatto la scelta giusta, di rifiutare ogni tipo di alleanze con i partiti di centro-sinistra ma soprattutto di centro-destra, perché con loro non si può fare nulla di buono. Esiste ancora dentro il mio cuore, esisterà sempre una questione morale, una questione etica, se ci sono indagati, seppur solo indagati per reati gravi contro la pubblica amministrazione, queste persone si devono sospendere, aspettare l'ultimo grado di giudizio e poi rientrare. Qui siamo in presenza di reati gravi. Ho presentato anche una richiesta di consiglio straordinario in Regione Abruzzo, non ho avuto i numeri necessari per discutere delle ultime vicende giudiziarie. Sono convinto, quindi ancora di più mi sono convinto, che è giustissimo candidarmi sindaco, e sono prontissimo per guidare una coalizione civica indipendente, equidistante, slegato da tutti i partiti. Abbiamo tantissime persone già al lavoro con noi, oltre 150 persone che stanno portando avanti questo grande sogno per la città di Pescara. Pescara ha bisogno di una vera alternativa credibile. L'alternativa credibile la può dare solo chi non ha mai governato o chi non sta con forze politiche che hanno già governato questa città e hanno fallito. I problemi principali: una città sporca, maleodorante, piena di buche, insicura. Risolvere questi problemi, che sono i problemi principali, e riconsegnare una città soprattutto che ha il decoro urbano. La circolazione dei veicoli cambia nella zona dei due cimiteri della città in occasione della commemorazione dei defunti. Gli uffici del settore mobilità dell'amministrazione hanno reso noto che, oltre al servizio navetta per raggiungere i cimiteri dei Colli, ci saranno anche delle modifiche alla viabilità da sabato 28 ottobre fino a giovedì 2 novembre, e sono le seguenti. Ai Colli Madonna viene istituito il senso unico in via Colle di Mezzo, nel tratto tra strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est-ovest, quindi a salire. Sempre in via Colle di Mezzo, in caso di traffico eccessivo, la polizia locale può attivare il senso unico nel tratto compreso tra via del Santuario e via Ciattoni, con direzione sempre a salire. A San Silvestro viene istituito il divieto di fermata sui due lati di via Luciani e il senso unico su via Vallelunga, direzione di marcia Mare Monti, nel tratto compreso tra l'ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo. Il servizio bus navetta gratuito per favorire gli spostamenti di chi deve raggiungere il cimitero di Colli Madonna sarà attivo sabato e domenica 28 e 29 ottobre, poi di nuovo mercoledì e giovedì prossimi 1 e 2 novembre. Le corse partiranno ogni 15 minuti dalle 9 alle 17. Il capolinea è al parcheggio vicino alla sede comunale di via di Sotto, per percorrere salita a Tiberi, strada Colle di Mezzo, strada Pandolfi, via di Sotto, e tornare al parcheggio comunale. In Abruzzo si continua a trasformare pesantemente il territorio per costruzioni nuove e opere, aggredendo il suolo. Secondo il nuovo rapporto ISPRA presentato ieri, tra il 2021 e il 2022 altri 149 ettari sono stati consumati, pari a oltre 200 campi da calcio. In tutte le province abruzzesi si continua imperterriti a consumare suolo, con comuni che superano di gran lunga la media nazionale del 7%. Pescara, con altri 3 ettari trasformati nel 2022, ha superato addirittura il 50% di suolo comunale consumato complessivamente. Ora siamo al record regionale del 51%, lo afferma il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, che, analizzando il rapporto ISPRA, parla di consumo di suolo inarrestabile. I comuni che hanno sacrificato più suolo tra il 2021 e il 2022, rilevano gli ambientalisti, sono stati L'Aquila e Cepagatti con ben 10 ettari, seguiti da Ortona e Cupello con 8 ettari, da Mosciano e Spoltore con 7 ettari e poi Roseto degli Abruzzi con 6 ettari.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato ieri mattina a Roma al tavolo di coordinamento della Commissione della Protezione Civile sul disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Al termine dei lavori Marsilio ha dichiarato: «Sono soddisfatto di questo primo costruttivo incontro. Da parte del governo è infatti emersa chiaramente la volontà di approvare una legge quadro fondamentale per assicurare la semplificazione normativa e la velocizzazione delle procedure in tema di ricostruzione post-calamità che il Paese attende da troppo tempo. Il confronto odierno è stato proficuo e si è aperto un dialogo costruttivo con il ministro Musumeci presente al tavolo per giungere in breve ad un esito finale il più possibile condiviso con le regioni e sensibile alle esigenze dei territori». È la Addix di Chietiscalo, impresa nata per lo studio e la progettazione di soluzioni tecnologiche dedicata all'industria dei materiali compositi avanzati, la startup vincitrice della finale regionale del premio Cambiamenti, organizzata ieri mattina a Pescara dalla CNA. Rappresenterà l'Abruzzo nella finale nazionale in programma a Roma il prossimo 15 dicembre, dove contenderà ai rappresentanti delle altre regioni una dote di premi importanti, a cominciare dai 20.000 euro appannaggio del vincitore. A designare la vincitrice, che ha preceduto la Letteramane Culto di Castilenti e Trace Technologies di Nereto, è stata poco fa la platea di studenti della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche della Facoltà di Economia della D'Annunzio, riuniti nell'aula 31 in Viale Pindaro a Pescara. 13 le start-up abruzzesi chiamate a contendersi la vittoria nell'edizione 2023 del premio, quest'anno dedicato all'intelligenza naturale. A decidere la classifica è stato il voto combinato della giuria tecnica e degli studenti della Facoltà di Economia, secondo una formula originale che l'Abruzzo ha scelto fin dalla prima edizione della manifestazione, giunta al settimo anno. Molto variegato e ricco, a conferma della vivacità dei neoimprenditori abruzzesi, il campo di attività abbracciate dalle finaliste, scelte dalla giuria tecnica tra le 66 che si erano iscritte ai nastri di partenza a settembre. Un incontro aperto a tutti con la psicoterapeuta, un approfondimento sull'uso dei cellulari e dei social da parte dei giovani, una tavola rotonda e un concerto sono alcuni dei momenti conclusivi del mese dell'affido e dell'accoglienza promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara per favorire sempre più l'istituto dell'affido come avviene da 7 anni in città. Per oggi venerdì 27 ottobre in programma SOS Psicologa, un appuntamento con Annalisa Di Luca, psicoterapeuta, psicotraumatologa, formatrice sul trauma e anche in età evolutiva e presidente dell'associazione AISTED. Alle 18 l'esperta sarà nella sala consiliare del comune per incontrare genitori, insegnanti, ragazzi e tutti coloro che sono interessati ad un confronto e un approfondimento sui temi che riguardano più da vicino i minori. L'evento è aperto a tutti. La giornata di sabato invece si aprirà alle 10, sempre nella sala consiliare del comune, per un incontro con Lorenzo Bassani, neuropsichiatra infantile e responsabile dell'unità operativa sull'adolescenza dell'ospedale di Merano. Sarà lui a spiegare come educarci ed educare i nostri figli ad un uso consapevole dello smartphone e dei social. Spiegherà tra l'altro quale impatto hanno sulle capacità emotive e sulle abilità relazionali ed empatiche, se esiste un'età giusta per lo smartphone e quali sono le conseguenze di un eccessivo di uno successivo degli schermi. E durante l'incontro tra l'altro è previsto un servizio di babysitting. Sempre sabato alle 16 la parrocchia di San Marco Evangelista in via Aldo Moro 29 ospiterà la tavola rotonda sul tema famiglia e affido, missione possibile, che vedrà la partecipazione tra gli altri dell'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, e si potranno ascoltare alcune testimonianze tra cui quelle dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune il concerto dell'Orchestra Sociale Giovanile Abruzzese e a Palazzo di Città si ritroveranno tutti i soggetti che hanno collaborato al mese dell'affido e dell'accoglienza e sarà quindi consegnato un riconoscimento a chi si è impegnato per la riuscita di questa iniziativa. E passiamo alle previsioni del meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti, soprattutto sulle zone interne, in particolare sulla Marsica, nell'Aquilano, sull'Alto Sangro, dove saranno possibili rovesci sparsi, occasionalmente anche a carattere temporalesco, in estensione verso la Valle Peligna. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, inoltre, non si escludono rovesci a carattere sparso in sconfinamento verso il settore adriatico. In particolare,
verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal tardo pomeriggio e in serata, ad iniziare dal settore adriatico in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata di sabato, anche se nel fine settimana saranno possibili annuvolamenti occasionali rovesci, soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Alto Sangro, mentre ampie schiarite riguarderanno il settore adriatico con temperature in diminuzione. Temperature in temporaneo brusco aumento nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, stazionarie altrove, ma la tendenza è verso una graduale diminuzione a partire da stasera in estensione verso il settore adriatico. Venti moderati o forti dai quadranti sudoccidentali con garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con raffiche localmente superiori ai 70-90 km orari sulle zone collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Mare generalmente mosso, localmente poco mosso sotto costa. E con i dati di Abruzzo Meteo ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.